Buonasera a tutti e bentornati al TG Merston, il telegiornale della merda. Vi auguriamo innanzitutto un buon Halloween per questa edizione del 31 ottobre del 2022 e partiamo subito con le notizie. Bene, la prima notizia riguarda la banda De Santa, la famosissima banda di Sesto Fiorentino catturata e acclamata come banda comica. È stata catturata dalla polizia per la 13ª volta in questa settimana. Questo stabilisce un nuovo record per la banda, battendo il record delle 12 arresti in una settimana stabilito l'anno scorso. Il commento del signor De Santa: io fa una rapina. Bene, andando avanti abbiamo una notizia che riguarda questa giornata, ovvero la giornata di Halloween. Come saprete tutti, come sappiamo tutti, c'è una persona al mondo che ama Halloween alla follia, come ama in realtà tante altre festività. Stiamo ovviamente parlando della pluripremiata celebrità Matteo Merendoni, che ha pubblicato un comunicato stampa proprio oggi riguardo a questa festività. Facciamolo sentire. Sì, l'ha detto, ha ragione, ha pienamente ragione, perché io amo Halloween, a me piace un sacco, una festa bellissima, con tutte le zucche, madonna, siamo a ottobre, no, bello, lo dico anche nei video del 2020, è meraviglioso, assurdo a mio parere. Ringrazio gli inglesi, lo inventarono, mi ricordo alle elementari, che sono andato a fare il dolcetto scherzetto a Sesto, con quattro ragazze, con le bambine a voli, e poi ci raccontavano a inglese, mi ricordo, perché era inventato in inglese, bellissimo, che i primi killer, io ero lì a farmi i misteri di tipo di Jack lo squartatore, meraviglioso, meraviglioso, assurdo. Poi bellissimo, mi ricordo lo festeggiavo anche a casa di amici tipo Giulio, le cene che si faceva a casa sua l'anno scorso, io sono andato a giro vestito quasi da Michael Myers, meraviglioso. Io ora ho anche comprato due portachiavi per ricordarmi, adesso che siamo a Halloween, ho comprato anche il gioco di Red Dead 2, di Red Dead, scusate, 1, Undead Nightmare, meraviglioso, meraviglioso, assurdo, perfetto. Ci sono gli eventi Halloween, qualcosa di assurdo. Insomma, in conclusione, Halloween è una festa sempre attuale e per me graditissima. Ringraziamo il signor Matteo Merendoni per questa sua dichiarazione e gli auguriamo ovviamente un buon Halloween, come lo dichiariamo a tutti voi. Buon Halloween da TG Merston, il telegiornale della merda.